Ciao a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Negli scorsi giorni diverse testate di informazione hanno riportato l'impossibilità di disattivare Cortana in Windows 10 e Windows 10 Mobile su Anniversary Update. Fortunatamente si tratta di una notizia falsa, Microsoft ha semplicemente spostato l'opzione per scollegare Cortana dall'account Microsoft. È ancora possibile sfruttare Cortana con una semplice barra di ricerca. Nelle impostazioni di Cortana in Windows 10 November Update, dunque le build 10.5.86x, era presente l'opzione per attivare e o disattivare suggerimenti, idee, promemoria, avvisi e altro ancora. In Windows 10 Redstone 1 la voce è stata completamente rimossa. La situazione si ripete in maniera analoga a Windows 10 Mobile. Cerchiamo di fare chiarezza su questa misteriosa sparizione. Per utilizzare Cortana in Windows 10 e Windows 10 Mobile è necessario utilizzare un account Microsoft. Microsoft ha rianimato i risultati web di Bing ed i risultati di ricerca sul PC tablet in locale come Cortana. L'assistente è dunque in grado di svolgere diversi compiti allo stesso tempo. È possibile disattivare Cortana in qualsiasi momento cancellando i dati raccolti. Ora vediamo come disattivare Cortana. Avviate Cortana. Recatevi nella sezione Appunti, successivamente su Informazioni personali. In basso verrà visualizzato l'account Microsoft, cliccatelo. Cliccate nuovamente sull'account Microsoft nella nuova finestra e scegliete Disconnetti. Brutte notizie per i possessori di Windows 10 Education. Microsoft ha completamente rimosso Cortana da questa edizione, come è possibile leggere sulla pagina ufficiale. Cortana tornerà ad essere un motore di ricerca generico presente sul PC, tablet e smartphone. Io continuerò ad utilizzare l'assistente virtuale collegato ai nostri account Microsoft. E voi? We'll be right back.